Il Collegio dei Difensori di Francesco Schettino ha ritenuto di interrompere una prudenziale serie di silenzi per dare qualche notizia al fine di evitare che possano essere diffuse informazioni sbagliate che ci è capitato di leggere negli ultimi tempi sulla stampa e di sentire anche, talvolta in televisione. Noi rappresentiamo l'intero collegio di difesa, l'avvocato Irene Lepre alla mia sinistra e l'avvocato Donato Laino, il professore Pasquale Tesena e la collega Paola Assarita alla mia destra. Poche sono le informazioni che intendiamo fornire e riteniamo di poter continuare a svolgere con sobrietà il nostro lavoro come abbiamo fatto fino ad oggi. Se poi voi avete delle notizie, delle cose da chiederci, noi siamo ovviamente disponibili a darvi ogni tipo di spiegazione. La ragione vera di questo incontro è che il professor Tesena, che è il primo firmatario del ricorso a Strasburgo alla Corte Europea, possa darvi qualche notizia con riferimento al ricorso stesso, in ordine al quale c'erano state fatte una serie di richieste e quindi abbiamo ritenuto che sia giusto dare delle informazioni. La notizia che io intendo dare è che è l'unica vera notizia che ritengo di essere in dovere di dare, è che Francesco Schettino, nel corso dell'ultimo incontro avuto con lui presso il carcere di Re Bibbia, ci ha pregato di inviare a Strasburgo un atto formale nel quale egli dichiara, ribadisce di chiedere un equo processo e dichiara di volere che ogni eventuale risarcimento sia destinato ai familiari delle vittime, perché egli vuole che sia chiaro che non c'è un interesse di natura diversa da quella di un processo equo ed equilibrato. Detto questo, io do la parola al professor Tesena. Vorrei precisare che non risulto tra i firmatari del ricorso, ancorché sia indicato in procura dal ex comandante Schettino, ma questo non significa niente perché ho partecipato alla stesura del ricorso in qualità di consulente dell'avvocato Senese e, ripeto, compaio in procura. Questa precisazione mi corre l'obbligo di farla perché, essendo io professore a tempo pieno, diciamo, poi se ci sarà uno sviluppo dinanzi alla Corte, come noi ci auguriamo che ci sia, dovrò chiedere l'autorizzazione. Comunque allo Stato tutto è fatto a mani te, diciamo, ma non solo da me, poi l'avvocato se ne preciserà anche questa circostanza. Allora, la notizia che noi vorremmo darvi è che tutta questa vicenda per ora è una non notizia, nel senso che il ricorso ha superato il primo filtro di ammissibilità, che si riferisce essenzialmente ai requisiti formali della sua confezione, come è stato precisato in un buon intervento di Vittorio Manes sul Mattino. Che cosa può succedere ora? Forse questo può interessare non solo la stampa, ma anche molte altre persone che a titolo diretto sono state coinvolte in questa vicenda. Quello che può succedere è che il ricorso sia oggetto o di un giudizio da parte di un comitato di tre giudici, oppure di un giudizio da parte di una camera della Corte. Questo è qualcosa che noi non possiamo anticipare allo stato del procedimento e che ci verrà a un certo punto comunicato. Il comitato di tre giudici potrà decidere, sulla base di una più accurata disamina del ricorso stesso, se vi siano le condizioni di decidibilità, che noi riteniamo ci siano naturalmente, e può evidentemente decidere anche in senso negativo, e può poi decidere, se ritiene che vi sono, di deciderlo anche nel merito, nella ipotesi che creda il comitato dei tre giudici che si tratti di una questione sulla quale c'è una giurisprudenza consolidata. Io non credo che
ovviamente posso sbagliarmi, che ci sia una giurisprudenza consolidata rispetto a questa specifica questione. Ovviamente c'è una giurisprudenza consolidata rispetto ai principi che noi abbiamo evocato nell'ambito del ricorso, e quindi ritengo che sia più probabile, ma ripeto, diciamo, lo stato attuale non sono altro che mere ipotesi, mere illazioni, che il ricorso venga devoluto a una Camera della Corte. Una Camera della Corte è una composizione della Corte di 7 giudici, va bene? I 7 giudici che giudicano la ricevibilità e il merito del ricorso e che possono eventualmente unire le due questioni e i due aspetti. Io ritengo che questa dovrebbe essere la prospettiva che ci si apre. Quanto ai motivi del ricorso, ovviamente noi, per ragioni, diciamo, credo a tutti quanti comprensibili, non possiamo trattenerci troppo nello specifico per non scoprire tutte le carte che qualsiasi difesa gioca nell'ambito di un processo interno ed evidentemente anche di una vicenda giudiziaria internazionalizzata, diciamo così, come questa. In linea di massima si tratta di circostanze che voi tutti quanti conoscete e che si rifanno a eventi che si sono succeduti nel corso di questa vicenda processuale, che è stata caratterizzata, a mio avviso, ed è questa la ragione per cui ho accettato l'invito dell'amico carissimo Saverio Senese di occuparmi di questa questione nel corso di tutto il processo, una serie di sintomi, diciamo così, di iniquità del processo dal punto di vista della Convenzione europea. Ovviamente la difesa ne ha sostenuto l'iniquità anche con riferimento alle norme interne rilevanti e in particolare ai principi costituzionali pertinenti. Quali sono questi eventi? Ripeto, li conoscete tutti, è quasi inutile ritornarci. Una campagna mediatica molto forte che ha caratterizzato, direi, tutta la vicenda processuale, ma in particolare il primo grado, una assegnazione della causa sulla quale magari Saverio Senese si interterrà direttamente perché ha sviluppato lui in modo molto approfondito questo motivo in Cassazione, ripeto, un'assegnazione della causa nella sede del giudizio di appello ad una sezione diversa da quella prevista per via tabellare, con un sospetto di violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e poi, proprio in ragione di questi due sintomi, ma anche di qualche altro sintomo, una complessiva iniquità del processo cui l'ex comandante Schettino è stato sottoposto. Io direi che dal punto di vista della mia limitata competenza riguardo a questa vicenda, una competenza che si riferisce essenzialmente agli elementi della Convenzione europea di diritto, cioè agli elementi di contrasto, per meglio dire, della vicenda processuale con i principi definibili dal testo, ma anche dalla giurisprudenza pertinente, non ho molto altro da aggiungere, salvo che voi non vogliate porre qualche domanda, che spero essere clemente, e che non la vogliate porre agli altri componenti del collegio difensivo che più di me hanno seguito i fatti. Io sono intervenuto, diciamo, in un momento successivo e che quindi forse su questi fatti possono rispondervi più di me. Però il nostro intento, appunto, è quello di dare qualche informazione su quello che si è verificato e su quella che è la prospettiva che ci si può aspettare, diciamo, anche al fine di tranquillizzare tutti, diciamo, qui come l'avvocato Senese ha fatto rilevare, l'interesse dell'ex comandante Schettino, di tutti noi, è quello di verificare se ci siano state delle iniquità. Questo è, diciamo, quindi è una sorta di ricorso in difesa della giustizia, tutto sommato, considerata anche la scelta che vi è stata poc'anzi comunicata dell'ex comandante Schettino, che non è stata in alcun modo, per così dire, sollecitata da noi, una scelta spontanea.
e questo è, diciamo, ripeto, ribadisco, il motivo della mia presenza in questo contesto. Voi ritenete che il giudizio sia stato condizionato dal clamore mediatico della vicenda, quindi non c'è stato un giudizio sereno da parte del giudice di merito? Ah, guardi, noi sì, riteniamo che tutto il processo, tutta la vicenda, in particolare il giudizio di primo grado, sia stato caratterizzato da questa circostanza. Questa non è una circostanza che ci inventiamo, nel senso che non ce la inventiamo sul piano del fatto, ovviamente, ma neanche sul piano del diritto, perché c'è una giurisprudenza consolidata riguardo alla circostanza in questione. C'è una giurisprudenza consolidata che stabilisce dei principi entro i quali, per così dire, la mediatizzazione di un processo si deve mantenere, per evitare di influenzare il giudizio delle corti, anche l'azione dei pubblici ministeri nello svolgimento delle attività processuali connesse ad una certa controversia. Non è che ci sia molto da dire su questo, non credo che sia questa una circostanza revocabile in dubbio. Bisogna vedere se, nei limiti in cui noi l'abbiamo articolato, questo motivo la Corte accetterà di ritenerlo rilevante. Ma ripeto, noi non riteniamo neanche che solo questo motivo sia di per sé rilevante. Noi riteniamo che questo motivo, insieme ad altri indici, sia il segnale rilevante, non necessariamente centrale, una complessiva iniquità di questo procedimento. Questo è, non è per la verità neanche il solo caso, diciamo. In Italia purtroppo questo non è il solo caso, ce ne sono altri, qualcuno probabilmente forse sarà oggetto di attenzione di qui a poco, in cui si verifica più o meno lo stesso tipo di evoluzione della vicenda, o di involuzione, se volete, della vicenda processuale. Probabilmente in questo caso la circostanza di eventi così tragici e implicanti la perdita della vita da parte di molte persone, o lo sconvolgimento magari della vita di altre, noi tutti siamo consapevoli di questo, ha accentuato, per così dire, questa pressione, ma non è la prima volta che in Italia si verificano circostanze di questo genere. Ovviamente non siamo all'avanguardia, tra virgolette, fortunatamente per questo, ma non siamo neanche, diciamo, nel gruppo dei paesi di testa per altri motivi, in senso positivo. Ahimè. Senta, lei in sostanza ci sta dicendo che la magistratura potrebbe aver emesso un giudizio non stando in una condizione di serenità e quindi di equilibrio. Allora la domanda è, dato che si gioca molto un po' sul ruolo della magistratura, ma come ci si fida della magistratura, del potere giudiziario in questo paese, se il tutto è sempre o a volte condizionabile a seconda di vari fattori? Allora, guardi, io non penso che noi dobbiamo arrivare addirittura a conclusioni di questo genere. Noi pensiamo semplicemente, con relazione a questa vicenda processuale, ce ne sono purtroppo, ahimè, altre, che obiettivamente la pressione mediatica sia stata molto forte e che ai noi, ai tutti, soprattutto ai le vittime, oltre che l'ex comandante Schettino, questa pressione è andata un po' fuori misura. Non è che succeda sempre questo, per fortuna, cioè non si può dire che siamo, come dire, di fronte a una magistratura condizionata o condizionabile in principio o addirittura coprotagonista di campagna mediatica. Noi non intendiamo assolutamente sostenere questo, sosteniamo che all'interno di questa vicenda, insieme ad altre circostanze, questa circostanza è stata un indice abbastanza rilevante di un processo non del tutto. Invece, nel secondo punto, cioè l'assegnazione della causa praticamente appello all'universo protetto, cioè, in che modo poi sostanzialmente secondo voi ha in qualche modo inficiato l'esito della verità che emerge dal processo? Perché E questo, guardi, non è che questo, allora,
il principio del giudice naturale costituito per legge è un principio che vige indipendentemente, diciamo, da qualsiasi valutazione sull'esito della causa, cioè una garanzia di carattere generale, elementare, che è data a tutti i cittadini e non cittadini che si trovino a vivere una vicenda processuale nel campo penale in Italia. Quindi innanzitutto non collegherei la violazione del giudice naturale costituito per legge all'esito del processo. Questa è una garanzia che deve valere per tutti, però su questo cederei la parola volentieri all'avvocato Santini. L'articolo 25 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di essere giudicato da un giudice precostituito per legge. Questo che significa? Significa che non è ragionevole in un paese civile che si venga giudicati da un giudice che viene formato per un caso ad hoc. Questo non è consentito. È accaduto nel caso di Schettino. Ho qui l'avviso che ho ricevuto con riferimento dalla Corte di Appello di Firenze, con riferimento ad un processo minore che si sta celebrando a carico di Schettino per la violazione di un reato ambientale, perché la nave avrebbe graffiato lo scoglio e quindi egli è processato anche per avere prodotto danni allo scoglio sul quale la nave si adagiò, e la convocazione è dinanzi alla terza sezione della Corte di Appello di Firenze, che è la sezione alla quale vengono assegnati tutti i processi per reati colposi, e cioè nel circondario della Corte di Appello di Firenze qualsiasi cittadino si rende colpevole o è accusato di avere commesso un reato di natura colposa viene giudicato dalla terza Corte di Appello. Per Schettino si è celebrato il processo dinanzi a un'altra sezione costituita ad hoc per il suo processo. Noi riteniamo, a prescindere dagli esiti, noi riteniamo che ci sia stata la violazione dell'articolo 25 della Costituzione, e in qualche maniera abbiamo ragionevole aspettativa che questa nostra adoglianza trovi e abbia un fondamento. Per quale ragione? Non lo sappiamo e non in questo momento ci interessa anche poco. Il dato certo è che è stata violata per fare il processo a Schettino la norma di cui all'articolo 25 della Costituzione. È questo l'atteggiamento che noi da giuristi riteniamo di dover assumere con riferimento ad ogni singola adoglianza che abbiamo rappresentato davanti a, e che rappresenteremo, ci auguriamo in maniera fortunata e felice, dinanzi alla Corte Europea. Noi riteniamo che ci sia stato quindi, unitamente agli altri profili dei quali vi ha parlato il professor De Sena e che abbiamo rappresentato nell'insieme del ricorso, e questa doglianza, che ci sia stata una violazione che non ha giustificazione, questa doglianza che avevamo prospettato nel motivo di ricorso in Cassazione ha trovato un rigetto che noi non abbiamo ritenuto soddisfacente sul piano della motivazione e sul piano del riferimento ai principi giuridici e costituzionali che devono presiedere qualsiasi processo a carico di qualsiasi cittadino, comunque si chiami, perché temiamo che poi si possano creare delle disparità a danno di cittadini tra virgolette più noti o meno sconosciuti, e quindi è questo il senso, il profilo, diciamo, dal quale, sul quale riteniamo che si possa avere, auspichiamo che si abbia un intervento da parte della politica. Avvocato, in caso di accoglimento di questo ricorso, che scenario si aprirebbe poi? Lo scenario è interessante anche perché noi stiamo riflettendo sulla possibilità di chiedere ai giudici italiani una revisione del processo, perché vi sono state e a nostro avviso residuano una serie di strane anomalie sulle quali probabilmente approfondimenti sarebbero stati necessari e opportuni, ma la Corte di Appello di Firenze ritenne di rigettare tutte le richieste di rinnovazione del dibattimento e di acquisizione delle prove che la difesa
devo dire, forse un po' tardivamente prospettò dinanzi a quella corte e a quei giudici. E quindi lo scenario evidentemente presuppone una situazione molto più articolata, insomma. Se posso aggiungere, lo scenario che si prefigura nella ipotesi che la Corte dovesse accogliere il tutto il ricorso è quello della revisione del processo ai sensi dell'articolo 613 del Codice di Procedura Penale, che ha modificato l'ordinamento processuale penale italiano nel senso di aprire la possibilità di una revisione del giudicato quando questo giudicato sia per l'appunto, diciamo così, travolto da una sentenza della Corte Europea. Se questo dovesse verificarsi, si aprirebbe questa prospettiva. Evidentemente è questa prospettiva che si persegue, ripetiamo, non perché ci sia da parte nostra, diciamo qui, credo di interpretare il sentimento, ma potranno intervenire i colleghi ovviamente a chiarire meglio quello che dico oppure a modificarne la portata, diciamo non c'è qui un intento rivendicativo, c'è un intento di affermazione di alcuni principi di giustizia che debbono valere per tutti, c'è poco da fare, diciamo, in particolar modo per un ultimo, come in questo caso è considerabile l'ex comandante Schettino, ultimo perché è stato il primo, come dire, degli attaccati, e quindi ultimo in ultima analisi, diciamo. E volevo poi aggiungere anche che quello che ha detto l'avvocato Senesi a proposito dell'articolo 25 della Costituzione, cioè del principio del giudice naturale precostituito per legge, è un problema che si pone anche dal punto di vista della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Non è detto che la decisione adottata dalla Cassazione, per quanto ammettiamo e non concediamo, possa essere considerata conforme alla Costituzione, sia conforme al modo di configurarsi del principio del giudice naturale precostituito per legge, così come questo principio discende dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Se dovessimo riportare un successo su questo aspetto, si aprirebbe probabilmente anche una questione interessante, diciamo, di divergenza interpretativa di questo principio tra la suprema giurisdizione italiana, che in questo caso è la Corte di Cassazione, e la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non è una cosa che non si sia già verificata in altri casi, e quindi non è, diciamo, una cosa da escludersi totalmente. Assolutamente. Da questo punto di vista, la circostanza che nel caso della Corte d'Appello di Firenze, nel caso del processo all'ex comandante Schettino celebrato innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, si sia passato da un gruppo di persone a un altro, cioè da un collegio a un altro, sia pure all'interno dello stesso organo giudiziario, rileva sul piano convenzionale. Vediamo che cosa ci risponderà con riferimento specifico a questo caso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma in principio è una circostanza non irrilevante dal punto di vista della Convenzione. Il comandante ha mandato quindi una lettera di pugno a Strasburgo, Diciamo che all'interno del nostro collegio ho mantenuto i rapporti col comandante dal primo giorno che è entrato in carcere. Il comandante non ci ha dato assolutamente nulla, come dicevi tu Saverio, noi siamo andati l'altro ieri a trovarlo, ci ha chiesto appunto di far partire questo eventuale messaggio, cioè che lui non è contro l'Italia, crede in un giusto processo e chiede solo il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo esistenti per tutti i cittadini, sia in Italia e ad oggi, diciamo, invocati da noi, chiesti anche alla Corte Europea. Panante, che io visito praticamente ogni mese e con il quale mi scrivo, fa semplicemente quello che il mondo e quello che la giustizia italiana ha chiesto di fare. Fa il detenuto, cioè sconta quella che è una condanna
Ora, giusta o non giusta, le sentenze non si commentano, le sentenze si rispettano e quindi il comandante ha rispettato la sentenza che lo Stato italiano ha ritenuto di godergli attribuire e il primo giorno, immediatamente, Saverio, ti ricordi, mezz'ora dopo varcava la porta del carcere di Rebibbia. Lui era lì quel giorno a Rebibbia perché nella incertezza ovvia del risultato, noi eravamo tutti accanto al professore, a Saverio, e chiedere quello che secondo noi sarebbe stato poi l'esito di un giusto processo, lui era lì ed aspettava di prendere la direzione della sua vita. La direzione della sua vita poteva essere raggiungere noi alla Corte di Cassazione oppure entrare nel carcere italiano prescelto con la dignità che lo ha sempre contraddistinto, nella speranza, oserei dire, oggi vi dico perché ieri mi ha scritto l'ultima lettera, nella certezza di avere anche lui diritto ad un giusto processo. E sul punto questo chiede, la stampa possa anche per un attimo capire cosa gli è capitato quella sera. Cioè, mettetevi per un attimo, e quindi fa semplicemente questo, sconta la sua pena. In caso di esito favorevole per la difesa di questo ricorso, la giustizia italiana è obbligata a una revisione del processo. Si deve celebrare un nuovo processo. Si deve quindi proprio un obbligo. Sì, c'è una norma interna proprio che lo prevede. Sì. Ora, da un po' di tempo a questa parte, che è l'articolo 630 del codice di procedura penale, che proprio tipizza questa possibilità. Poi, prescindendo da questo, noi comunque stiamo valutando un'ipotesi di revisione, quindi sì, che prescinde dall'esito del ricorso che Strasburgo vorrà poi delle decisioni che vorrà assumere sul ricorso. Schettino vorrebbe che la stampa tenesse in considerazione cosa gli è capitato quella sera, giusto? In che senso? È importante sottolineare che al vaglio della Corte Europea non ci sono i fatti, ci sono i diritti di Francesco Schettino. E questo è una garanzia non solo per Francesco Schettino, ma per qualsiasi cittadino italiano, che vi possa essere una Corte Europea che possa porre in essere questo vaglio di equità per tutti i paesi che sono sottoposti a tale vaglio. Questo anche in riferimento a un concetto che troppo spesso noi troviamo declinato per la giustizia italiana, che è il tempo. Molto spesso i processi durano troppo e questo è una questione di ragionevolezza, si dice, una ragionevolezza del processo. Bene, può darsi che sia altrettanto irragionevole nella propria durata un processo in cui non si abbia avuto o la volontà o la possibilità di vagliare adeguatamente i fatti, ma anche questa è una questione di diritto. Dunque, che cosa si può aspettare Francesco Schettino alla Corte Europea? Si aspetta la tutela dei propri diritti di cittadino italiano ed europeo, i propri diritti umani. Posso chiedere una cosa un po' di carattere generale, non giuridico, non si critica la mediacità che ha orientato comunque la decisione spostare il processo, il giudice e così via, no? Però chiedere l'attenzione della stampa, delle televisioni, prima che il caso vada a Strasburgo e così via, la stessa mediaticità che l'ha portato in carcere o comunque a, insomma, i motivi per cui siamo qua stamattina, voi state cercando un'altra volta la mediaticità per favorire un incardinamento della causa poi a Strasburgo. Questo sembra di capire, perciò dicevo, è un carattere già, non si rischia di ottenere il senso opposto dell'intenzione che poi ha lui? La notizia che Schettino, che il ricorso di Schettino abbia passato il vaglio di ammissibilità, è una notizia che in Italia oggi avrebbe meritato, credo, l'attenzione della stampa a prescindere. Il nostro intervento va in senso esattamente opposto.
Ovvero, nel momento in cui questa notizia fosse transitata senza alcun tipo di mediazione da parte di quelli che sono i legali e schettini, ne curano pertanto gli interessi, questa notizia poteva essere interpretata in 10.000 modi diversi e portata anche oltre ogni livello di reale senso. È una notizia tecnica, il superamento di questo vaglio è un fatto tecnico, l'interesse di questa difesa è invece quello di limitare, perimetrare ed inserire nei giusti binari una notizia che altrimenti rischia di andare fuori controllo. Quindi, poi, si sfrutta la mediaticità, questo è... Per la verità, a doppio utilizzo, questo potrebbe essere anche un'interpretazione che dà l'opinione pubblica, no? Alla fine la mediaticità è quello che ho detto, no? La mediaticità se è cercata o la mediaticità se invece deve essere utilizzata a difesa di una persona? Cos'è che Schettino vorrebbe? Diciamo, dice, vorrebbe che la stampa capisse cosa gli è accaduto. Qui entriamo nel merito e andiamo al di là del giuridico. Cos'è che dovremmo capire? E soprattutto a questo punto la domanda, cos'è che è accaduto che ci sfugge? Credo che la mediatizzazione sia stata anche in questa fase, così come nella fase purtroppo del processo, fatta da altri, e quel che è più grave, fatta da persone che spesso sono dentro organi pubblici. Non so se vi rendete conto di questa circostanza. Nella vicenda processuale dell'ex comandante Schettino, la mediatizzazione non è stata fatta solo dai giornali, ma da organi pubblici, alcuni dei quali coinvolti nel processo. Allora noi, a seguito di un lungo periodo in cui il collegio difensivo ha proprio ritenuto di non pronunciare una parola, tanto è che di questa notizia non è stata data diffusione prima, che non c'è nessuna, mi scusi, forma di pressione sulla Corte Europea, che figuriamoci, mai verrà neanche a vedere questa conferenza stampa o tutto il battaggio che si è determinato, perché se noi avessimo voluto fare pressione, cosa che è proprio lontana mille miglia dalla strategia di questo collegio difensivo, l'avremmo fatto prima che la decisione fosse, è una cosa che noi abbiamo escluso nel modo più assoluto, diciamo. È innegabile che a partire da giovedì scorso, da quando fisiologicamente questa notizia si è diffusa, perché questo è del tutto fisiologico, stante il rilievo del processo, l'ampiezza degli interessi coinvolti, la tragedia delle persone che vi hanno perso la vita e così via, in realtà la mediatizzazione è stata fatta da soggetti terzi. Noi semplicemente stiamo rispondendo col dire: guardate che questa è in fondo una non notizia, che ci sono delle prospettive che possono anche risolversi, in questo caso noi non saremmo contenti, in una bocciatura del ricorso nella prima fase addirittura di considerazione. Cosa ci sia di mediatico in questo? Semmai il messaggio che l'ex comandante Schettino ha voluto far passare è proprio questo, è l'esatto contrario, cioè non c'è un intento di animare l'opinione pubblica contro lo Stato, semplicemente quello. Avete fatto anche caso al fatto che io non ho citato uno solo degli organi pubblici che anche in questa fase si sono pronunciati. Attenzione, componenti di organi costituzionali si sono già pronunciati su questa vicenda. Non interessa a questo collegio difensivo dire chi e come. Se avessimo voluto fare questo, evidentemente l'avremmo fatto in un altro modo. Cioè, francamente non credo che sia riscontrabile proprio oggettivamente questo. Noi abbiamo solo voluto dire, dal punto di vista tecnico, che cosa è successo e aprirci ovviamente alle vostre questioni, se volete anche rischiare domande come la sua. Ma non è una cosa, io penso che sia il rischio di innescare il pensiero nell'opinione pubblica. Ma si è già innescato, mi scusi, se lei va a guardare, cosa che noi abbiamo fatto accuratamente, come ovvio, le agenzie di una settimana fa, si renderà conto che si è già innescato. Ripeto, nessuno di noi ha voglia di fare nomi e cognomi di persone che in alcuni casi compongono organi costituzionali o che sono sul punto di comporli, che hanno ritenuto di doversi pronunciare in modo molto, quello sì, è forte su questa vicenda. Noi abbiamo semplicemente voluto ristabilire un minimo
di circostanze obiettive, diciamo, addirittura ridimensionando quello che è successo sotto me. Posso invece chiedere qualche altra cosa su questa ipotesi che state valutando di risiedere nel processo a prescindere da questo ricorso, se possiamo dire qualcosa di più? Qui siamo, allora, oggi siamo qui per dare delle informazioni nei limiti del possibile su questo ricorso a Strasburgo. Il Collegio dei Difensori sta valutando, a prescindere da quello che è stato e che è il ricorso a Strasburgo, sta valutando se vi sono elementi tali da poter proporre un'autonoma istanza di revisione, ma questo è una, diciamo, parliamo di qualcosa che non c'è ancora, quindi di qualcosa su, diciamo, in divenire, non ancora possiamo parlarne nel merito. Ecco. Le parti civili si possono costituire alla Corte di Strasburgo e se sì, avete notizia di qualche costituzione? Beh, certo, lo possono fare anche loro, senz'altro. Non avete però notizia di costituzione? A noi, allo Stato, non risulta questo, diciamo, lo possono fare anche loro, senza alcun dubbio. Cioè anzi, come dire, se loro lamentano, diciamo, aspetti di iniquità del processo, noi, nei limiti in cui comunque ci occupiamo del destino di una persona, non, anche loro, ne saremo anche lieti, diciamo. C'è nulla di particolare da dire su questo punto. Certo, loro lo possono tecnicamente fare in due modi, o intervenendo in questo processo, ma chiaramente questo è fuori discussione, no? Per ovvie ragioni, oppure proponendo un ricorso autonomo. Non so se loro per la verità siano ancora nei tempi, perché dalla pronuncia della sentenza della Cassazione che chiude, per così dire, il processo interno, decorre un termine di 6 mesi entro i quali si può proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti d'Uomo. Sarebbe stato notificato, penso, a questo punto, un eventuale... Ma questo, guardi, allora, ripeto, cioè, il processo questo di fronte alla Corte non funziona, come dire, esattamente come un processo interno. Non avremmo avuto alcun diritto a una notifica di questo ricorso, già che il rapporto processuale intercorre, perlomeno al suo inizio, tra lo Stato e l'individuo che propone il ricorso. Una volta presane notizia, così come noi stiamo facendo, come voi state facendo per merito nostro, cioè per quello che stiamo facendo oggi, e poi evidentemente uno si determina in un modo o nell'altro. Il punto è che credo, non vorrei sbagliarmi, noi non ne sappiamo niente, comunque sono scaduti 6 mesi previsti come condizioni di civilità, diciamo. In ogni caso noi credo che avremmo una sinergia, cioè avremmo un interesse comune, perché se le parti civili ritengono che vi sia stato, e le parti civili l'hanno sostenuto fino all'ultimo davanti alla Corte di Cassazione, hanno ritenuto che l'iniquità consisteva dal loro punto di vista nel fatto che si era scelto un capo espiatorio. Parliamoci francamente, tanto per cominciare a mettere i puntini sulle i, perché probabilmente sul banco degli imputati non ci doveva essere quello specifico. Ma questa poi è tutta un'altra storia, sulla quale probabilmente in questo momento non abbiamo né noi né voi alcun interesse. E chi ci doveva essere? Beh, probabilmente ci sono state, ci sono una serie di responsabilità altre, c'erano una serie di criticità incredibili sulla nave nella quale e sulla quale funzionava poco, e dico probabilmente si è concentrato il processo su Schettino e Schettino paga per tutti. Beh, probabilmente Strasburgo anche su questo noi ci auguriamo, auspichiamo che qualche parola la dica. Questo è un pensiero poi suo, vedremo. Il suo assistito. Come? Questo è un pensiero suo, il suo assistito, che non sarebbe dovuto essere l'unico.
No, questa è stata la tesi che ha sostenuto, che hanno sostenuto decine di avvocati, decine di avvocati di parte civile nel processo dinanzi alla Corte di Appello di Firenze e dinanzi alla Corte di Cassazione. Io sto qui a considerare le tesi in diritto che hanno sostenuto decine e decine di avvocati di parte civile che l'hanno portata avanti questa tesi, insomma, quindi ragione per la quale probabilmente dinanzi a Strasburgo potrebbe esistere una sorta di sinergia tra la difesa di Schettino e la difesa delle parti civili. Saverio, scusami se ti interrompo, ma in questo momento lo stanno sostenendo anche a Genova e a Trieste, ne parlavamo con, sì. Ti ricordi? Sì. Non so, ritieni tu se vuoi. Sì, sì, no, ci sono dei processi pendenti. Ci sono dei processi paralleli. Paralleli a Genova e a Trieste, azionati da un naufrago che ritiene che la sua sorte sia stata determinata da tutta una serie di responsabilità riconducibili a quelli che erano gli altri soggetti che Saverio poc'anzi riteneva dovessero essere accanto quantomeno al comandante. No, non io, la parte civile sta sostenendo, noi non c'entriamo in quel processo. Genova e Trieste, informatevi. Alla luce di questa circostanza, completare la risposta. Evidentemente all'esito di questi processi, non so se avranno uno sviluppo, se andranno di fronte alla Corte d'Appello di Genova, di Trieste e poi alla Corte di Cassazione, una volta esauriti per così dire i ricorsi interni, quegli esponenti delle parti civili che ritenessero di non aver avuto soddisfazione potrebbero presentare autonomo ricorso a Strasburgo. Quello che dice l'avvocato Senese è giustissimo, cioè c'è un'oggettiva sinergia, per carità noi non vogliamo mischiare posizioni perché sarebbe ipocrita e fuori diciamo di qualsiasi regola, direi etica ancor prima che professionale, non esiste una possibilità di mischiare posizioni, però c'è una convergenza oggettiva su un punto che è quello della giustezza, dell'equità del processo. Questo è. Posso fare una domanda cattiva a questo punto? Ecco. Ma le parti civili forse hanno un oggettivo interesse a coinvolgere ulteriori responsabili, anche perché forse temono che Schettino da solo non possa far fronte a tutti i risarcimenti? Ci può essere? Sicuramente non può far niente. Partiamo a parte, va. Prego. Ah, devo rispondere. Certo. Cioè, allora, i risarcimenti chiaramente sono stati a carico del responsabile civile e devo dire la verità, non c'è stata nessuna parte civile legata ai decessi, per esempio. Sin dal primo momento, dall'udienza preliminare, quindi il momento in cui c'era la possibilità della costituzione di parte civile, da parte dei familiari delle persone decedute, nessuno si è costituito, tranne un caso che poi subito diciamo, è rientrato e è capitato per una povera signora di origini tedesche che non aveva lasciato eredi, quindi non vi era nessun familiare, almeno in quel momento, e si costituì parte civile lo Stato tedesco, il cosiddetto erede necessario. Poi è rientrato perché insomma c'è stata emersa una nipote che ha individuato poi un accordo con il responsabile civile, quindi con questa procedere. Quindi per quanto riguarda le persone decedute. Poi le altre parti civili, l'aspetto, come dire, in termini di aspettativa delle parti civili è nell'accertamento, diciamo, della verità. Le parti civili, soprattutto mi riferisco a Codacons, quindi che non è che siano state vicino o abbiano voluto, come dire, prendere parte, dice diamo ragione al comandante piuttosto che al pubblico ministero. La finalità è sempre l'accertamento della verità. Noi abbiamo sempre sostenuto che questa vicenda è stato un incidente organizzativo, quindi è un sistema che non ha funzionato. Personalizzare come si è voluto personalizzare con tutti i risvolti che oggi noi stiamo analizzando da un punto di vista squisitamente tecnico giuridico, ecco, e questo era, questo voleva essere il nostro obiettivo.
ovviamente noi facciamo gli avvocati, non facciamo i giornalisti o d'altro, però l'obiettivo è quello dell'accertamento della verità con gli strumenti giuridici adeguati, e che quindi vorremmo questo vaglio da parte della Corte di Giustizia Europea dei diritti dell'uomo proprio finalizzato a questo comune intento con le parti civili, l'accertamento della verità, che comunque è stata un'immane tragedia, ci sono state delle vittime, e quindi questa tragedia non è che è finalizzata solo a irrogare 16 anni di reclusione a Schettino e abbiamo risolto il problema. No, il problema è capire perché questo sistema non ha funzionato, ma non è che si vuole andare nei confronti dell'armatore, che il sistema è anche chi realizza le navi, il sistema è anche come vengono gestite queste attività nell'ambito delle nostre acque. Non a caso noi siamo il popolo di marinai, ed è assurdo che una vicenda come questa sia stata analizzata in maniera così superficiale pur di avere il capro espiatorio. L'abbiamo avuto, l'abbiamo messa alla gogna, voi, dico voi in quanto stampa, quindi parlo della mediaticità, quella negativa, non quella di informazione, perché se dobbiamo parlare di mediaticità, ci sta mediaticità e mediaticità, come ci stanno avvocati e avvocati. Quindi la mediaticità che ha, come dire, messo sotto, tra virgolette, Schettino, è quella più becera, parliamoci chiaro. Io avessi trovato uno che si studiava le carte, eppure con molti vostri colleghi ci siamo confrontati lì a Grosseto, perché io sono quello che uno di quelli, come dire, che forse conosce insieme col comandante meglio questa storia, insieme con qualche pubblico ministero che però poi ha preso altre strade, altre interpretazioni. Ebbene, io mi confrontavo giornalmente con i vostri colleghi e dicevo: ho sentito come avete sentito voi i testimoni, perché non come dire, approfondite questi aspetti? Non si è voluto approfondire. Da qui ecco il cosiddetto peso mediatico, quello negativo, non quello di informazione. Tranne pochi di voi hanno fatto vera informazione, la grande maggioranza si è limitato al, come dire, al gossip, perché alla fine è stata una mediaticità gossip. L'immagine del comandante è stata usata per questo, e questo ha, come dire, negativizzato quelle che erano le aspettative, cioè l'accertamento della verità con le regole. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo, un richiamo, quindi un ritornare al rispetto delle regole per quell'obiettivo che è l'accertamento della verità. A noi non interessa, come dire, il particolare, ecco, che cosa è accaduto quella notte, la responsabilità, la telefonata di De Falco, è tutta fuffa, è tutto materiale che va a coprire quello che è accaduto, perché ancora oggi nessuno di voi è in grado, ma dico tranne qualche giornalista, mi è capitato di poter vedere, di ricostruire nel dettaglio, al di là di quelli che sono stati gli aspetti mediatici che hanno influenzato e mortificato, il perché queste persone sono decedute, il perché questo sistema non ha funzionato. Questo è il nostro obiettivo, e proprio perché le regole non sono state rispettate, noi riteniamo, regole fondamentali, e quindi attraverso un filtro della Corte di Giustizia Europea, che quindi è un organismo che va al di là del rispetto delle norme interne, anche di questa convenzione, cioè vale a dire gli stati si sono dati delle regole che vanno al di là, o comunque vogliono essere le sintesi di tante carte costituzionali, di tanti obiettivi, che, il cui scopo è appunto quello del rispetto della persona umana e quello del rispetto delle regole che convenzionalmente gli stati si sono dati. E noi vorremmo che tutta la vicenda venga rivalutata in questi termini, in queste ottiche, eliminando tutto quello che è il gossip, telefonate,
e tutto quant'altro, che ha mascherato la verità. Quando io vi dico è stato un incidente organizzativo, non è un slogan, no, vorrei che capiste che è qualcosa di complesso, perché non è solo il comandante Schettino, perché vi potrei fare qualsiasi considerazione, ma che era pazzo questo ad andare a fare queste cose, cosa che invece si è voluto dare. Se vi andate a rileggere le requisitorie dei pubblici ministeri, alla fine la sintesi era questo, mascherando il fatto che questo, ripeto, questo sistema non ha funzionato. Se qualcuno vuol, come dire, approfondire il tema, ci stanno degli organismi tecnici stranieri, non italiani, mi riferisco ai norvegesi, mi riferisco ai svedesi, che hanno tradizioni marinare, forse per certi aspetti un po' più tecnici, non voglio usare altri aggettivi, i quali hanno lamentato proprio questo, cioè lo scarso approfondimento di carattere tecnico marinaro, perché l'obiettivo di questi organismi qual è? Capire quali sono le criticità, al fine di evitare che domani non si realizzano nuovamente. Ora, se ci sono state le criticità, ma voi sapete se lo Stato italiano ha provveduto a migliorare, ha provveduto a, come dire, porre ulteriori regole, sul punto nessuno ne ha mai parlato. Sono cambiati. Sì, ma voglio dire, dovrebbe avere lo stesso, come dire, questa lezione, tra virgolette, che è stata questa tragedia, dovrebbe interessare voi giornalisti per dire, ma sono cambiate le regole? Tipo, abbiamo un sistema AIS, UTS, do giusto così qualche riferimento tecnico, che è similare un poco a quello che accade per le navi, no? Per gli aerei, ecco, dove stanno i cosiddetti uomini radar. Voi avete chiesto, vi siete informati, dice, ma funziona per tutto il territorio, per tutte le acque, per tutti i mari che bagnano l'Italia. Noi abbiamo un sistema che controlla tutto, no? Però non abbiamo l'omino che guarda il radar e avverte la nave e dice, che stai facendo? Dove stai andando? Il paradosso è questo. Noi abbiamo, io quando l'ho scoperto dico, ma è possibile? Cioè c'è stata la vicenda della Moby Prince, no? Penso che tutti voi sappiate, e dopo la vicenda della Moby Prince è stato creato questo sistema. Ecco, è un'informazione di carattere tecnico che, approfondimento, zero. Cosa ha detto Schettino, cosa pensate, cioè interessa, ma il resto non interessa. Cioè non è che è stata fatta la richiesta al governo, ma scusate, ma voi tenete i radar, ci sta l'omino che guarda. Dobbiamo avere altre tragedie come Moby Prince, come la Costa Crociere e quant'altro. Scusi, ma lei non crede che questo dovrebbe qua essere già un secondo livello successivo nel momento della ricerca di nuovi regolamenti? Cioè, per evitare o ridurre il rischio che avvengano tragedie del genere, non basterebbe già iniziare a rispettare le regole che già esistono? Allora, il discorso è proprio questo. Se certe situazioni si sono realizzate è perché avevamo delle regole monche che non hanno consentito un recupero immediato della vicenda. Cioè, se avessimo avuto delle regole più incisive, delle verifiche più incisive, certamente la vicenda non sarebbe accaduta. Cioè, la nave non sarebbe andata a sbattere sugli scogli? Assolutamente no. Cioè, se avessimo avuto dei sistemi diversi, allora, ma questo poi del resto è il principio. Cioè, l'inchino non c'entra nulla, se questo inchino che ci sarebbe stato. No, allora, voglio dire, stiamo proprio degenerando. No, volevo giusto completare. Che c'entra con Strasburgo? No, volevo giusto. È l'avvocato, mi sta parlando, scusate. No, volevo. C'è l'avvocato che parla in mezzo, gli si fanno delle domande. Volevo chiarire subito, è semplicissimo. Allora, il sistema delle regole, cosiddette SOLAS, si arricchisce proprio di questo. Cioè, vale a dire, le SOLAS, queste regole internazionali,
sono state create all'indomani della tragedia del Titanic. Cioè gli stati si sono dati delle organizzazioni, si sono dati delle regole da rispettare nella costruzione delle navi e nella conduzione delle navi. Quindi ogni vicenda deve essere monitorata e deve essere finalizzata ad arricchire queste regole. Dice, noi vorremmo un accertamento più specifico della verità per ricreare e rivalutare le regole che ci sono e che evidentemente sono risultate insufficienti. Quello che diceva l'avvocato Daino era una risposta, perché quello che noi vorremmo ottenere è proprio, ai sensi dell'articolo 630 del Codice Penale Italiano, se la Corte ritenesse fondate le nostre doglianze, che si rivaluti tutto, cioè, l'insieme delle circostanze di fatto, ivi comprese quelle attinenti a eventi che fuoriescono dalla responsabilità penale dell'ex comandante Schettino, su quale se ci sarà un nuovo processo si ripronuncerà il giudice che sarà chiamato a pronunciarsi, che comunque noi non stiamo neanche, diciamo, negando in toto, non so se rilevate questa circostanza, noi non è che stiamo facendo una difesa, come dire, tardiva, noi stiamo semplicemente dicendo, e a questo è preordinato il ricorso a Strasburgo, che forse tutta questa vicenda, proprio per le circostanze che l'avvocato Daino secondo me efficacemente sottolineava, andrebbe riconsiderata. Questo è, il che non significa affatto che le responsabilità penali del comandante debbano essere nullificate, non so se mi spiego, capite? Questo è. Tenete conto che dopo questo drammatico evento molte delle normative che erano applicabili all'epoca sono state modificate, una ragione ci sarà. D'altronde che il processo penale possa essere garantito equo e anche salvaguardato da quelle che forse sono anche inevitabili ripercussioni mediatiche nella sua serenità, è un interesse di tutte le parti che sono coinvolte in quel processo. Ecco perché la questione di diritto non è solamente una questione di diritti umani che riguarda Schettino, ma è una questione che inevitabilmente riguarda ed è interesse di tutte le parti e di tutti i cittadini per estensione. Va bene, se non ci sono altre domande, grazie. Voglio che abbia un giusto processo.